Ali da palestra, è arrivato il momento di preparare la mia colazione. Cotto e servito, ecco qua, primo piatto con uova intere, ricche di omega 3, con scaglie di tacchino e lì un piatto d'avena. Questa è una dannata multa che fra poco pagherò online. Non so se a voi è mai capitato che ad esempio siete di fretta, dovete giusto allontanarvi 2-3 minuti dalla macchina a parcheggiate un po' in modo poco ortodosso, d'ogni modo quando tornate da lontano riuscite a intravedere un foglio praticamente impigliato fra i terzi cristalli. Beh, e ciò che è successo a me un paio di giorni fa, parcheggiato la macchina insomma non nel miglior modo possibile, però c'era solamente un po' di coda della macchina che spuntava sull'entrata di un parcheggio, non che non ci fosse abbastanza spazio per farci passare anche un camion. Comunque sono dovuto allontanare giusto 3 minuti cronometrati per andare in banca, torno e mi becco sta dannata multa. Comunque, dopo aver pagato la multa mi metterò a fare una delle cose che mi piace fare di più durante la giornata, ovvero rispondere alle email, messaggi di consulenza e preparare programmi personalizzati per alcuni miei clienti. E questo perché mi consente di guadagnare ciò che io chiamo esperienza esponenziale. Ovvero, un conto è l'esperienza che fai nel campo dopo numerosi anni che svolgi una determinata attività, ovviamente guadagni esperienza singolare, limitata, relativa a te stesso. Ma io ho la fortuna di seguire numerosi clienti di qualsiasi sesso, età, struttura fisica e ho la possibilità di appunto guadagnare l'esperienza di ciascuno di loro, quindi sapere esattamente cosa funziona e cosa non funziona su una grossa varietà di persone e quindi guadagno esperienza e cultura in modo molto rapido.
Ora, mentre aspetto che si prepara lo spuntino pomeridiano, ho pensato di fare una breve sessione di KTM. E voi direte, cos'è questo KTM? Allora, storia vera, ve lo giuro. Al liceo avevo una professoressa di francese, si chiama Bellora di cognome. Era una donna avanti rispetto ai suoi tempi, tra l'altro giovane ai tempi. E mi ricordo che un giorno le chiesi, scusi prof, quanti anni ha? E lei mi disse, Oliver, KTM. Le chiesi, cosa vuol dire? Cazzi tuoi mai. Quindi riportiamo il KTM, ovvero piglio il cellulare e rispondo un attimo ad alcune domande personali che mi avete fatto, le più gettonate. Ok, Simone chiede, Oliver, qual è il tuo BF, ovvero body fat? Non lo so, non mi sono ancora misurato, quindi magari per la prossima volta farò la misurazione col joystick. Passiamo alla prossima domanda. Zen chiede peso attuale. Peso attuale circa 74 kg. Il mio obiettivo è di arrivare all'incirca sugli 80 kg, quello sarebbe il mio massimo di sempre. Per cui vediamo. Ultima domanda, e questo me la chiedono praticamente tutti i giorni, quanto sei alto? Sono alto 1,80, praticamente un tanto. Eccolo qua, ecco cosa ho preparato. Una fetta di culo di pesce e patate. Tilapia e patate, con questa me ne vado a magnà. Mi raccomando, spaccate il pulsante like come spaccate i pesi in palestra. Se vi è piaciuto questo vlog, iscrivetevi al mio canale per altri. Ci sentiamo alla prossima, ciao animali.